3-3. Al settimo una trama del Torino è interrotta dal laziale Martini, che si avvia da solo verso la porta avversaria con un pallonetto, segna 1-0 per la Lazio. È stata una partita in cui i laziali hanno messo a frusta i Granata, che comunque hanno pareggiato con questo gol di Claudio Sala al 27esimo. 1-1. 4 minuti più tardi, ancora la Lazio in vantaggio. Furoreggia sulla destra D'Amico, che vedete salta in un fazzoletto tre avversari, da al centro dove sono Giordano e Garlaschelli, ed è Garlaschelli a portare nuovamente la Lazio in vantaggio 2-1. Su questo punteggio si chiude il primo tempo. Parte alla grande il Torino nella ripresa e agguanta il pareggio. Vedete che i laziali ritardano un po' il rilancio, ciò favorisce Pecci, che è molto abile nella difesa del pallone, poi scodella al centro per Zaccarelli, che infila di precisione 2-2. Siamo al quinto della ripresa. Cinque minuti più tardi, al decimo, avanza Salvadori, da Zaccarelli, ancora al centro per Salvadori e gol con perfetto tempismo. Toro in vantaggio per 3-2, ma non è finita. Al 21esimo della ripresa, infatti, la Lazio agguanta nuovamente il pareggio. La combinazione è ancora tra Giordano e Garlaschelli. Ecco, Garlaschelli dal centro, restituisce Giordano, pasticciano i Granata, Garlaschelli fa centro, Torino e Lazio 3-3. Il Torino perde un punto nei confronti della Juventus.